io pago. Ho trovato la macchina, eccola qua, è la digitale, eh? Allora, questa qui sono 1000 pixel, capito? Qui dentro tu devi guardare dentro qui e poi schiacci senza guardare l'obiettivo e la fai. Facciamo la foto io, la mamma e Gino. E guarda che è una foto importante, questa è la foto dei nonni con il loro ultimo nipote il giorno del battesimo. Sì, ma tu non c'è neanche la nonna. Ma no, cosa c'entra, scusa, è come se lo fosse, no? Ti voglio bene. India, serve Gino per la foto ricordo. Dai, dai, arrivo. Dai, mettiamoci qua. Eccoci, mi metto con il così. Il castello alle spalle. Ah, il castello come i nobili che si mettono davanti e tutto il castello dietro, la proprietà. Meno male che non abbiamo venduto il castello, se lavoretta a te. Ma ta, supota, fammelo vedere, mio bello pagliolino. Pantolino. Dai, scatta la porta. Un bel sorriso. Fatto. Oh, vai su a farla stampare immediatamente sul computer che così la vediamo. Dai, beve. Vai. Un momento. Cosa c'è? Scusate, se permettete vorremmo anche noi una fotografia con Gigi. No, è con Gino. Per te sarà Gino, per me è sempre Gigi. Dai, comincia bene. Andiamo. Dai, andiamo. Vieni, amore della nonna. Quell'ille del nonnino su. Non lo sopporto. Guardare. Non guardare, dai. Scusa Alberto, ma perché Lorenzo il nipote lo chiama Gino e Peppino Gigi? Zitta, che per dare una storiazione è stata una guerra civile dentro casa. Uno la chiama in un modo, l'altro in un'altra. Alla fine sono arrivati al compromesso. Lui chiamato Luigino, perché il padre di Peppino si chiamava Luigi, e il padre Lorenzo si chiamava Gino, allora Luigino. E pensa se i nonni restano in casino, si chiamavano Stefano e Oronzo. Alberto, ma pensa invece al povero Luigino. Da grande, o che confusione c'ha in testa, uno chiama in un modo, in un altro. Ma noi pensavamo nel leggere e scrivo, lo chiamavamo Piccolè, come abbiamo fatto i figli nostri. Vabbè. Fate un po' bene. Voi bene. Tanto. Bucciarda. India mi ha raccontato che la tua casa dopo i lavori è diventata un amore. Sì, no, è davvero carina. Certo, adesso è un po' piccola, sai, in tre col bambino siamo un po' stretti. No, più che altro mi sa che dormi poco. Avere un bambino non ti cambia solo la vita, ti cambia anche il carattere. Giusto. A proposito, come va con Robby? Tra me e lui va benissimo. È solo che la sua ex moglie ci dà tormento. È una terribile. Beh, auguri. Grazie. Insieme alla Tilly e a Simonetta abbiamo pensato che quest'anno le vacanze le facciamo insieme. Sì? Insieme a chi? A tutta la tribù, no? Nonni, genitori, figli. Prendiamo una grande casa al mare e poi dividiamo le spese. No, io con Fumagalli e Dominici le vacanze non le faccio. E perché? Perché non leghiamo, siamo diversi, non c'è feeling. Non c'è feeling. Se aspettiamo che tu hai figli con qualcuno, moriamo di malinconie. Sei gnucco. All'italiano, che significa? Sei musone. Non è vero. Io ho feeling con tutto il mondo, tranne che con quei due. Ma sono simpaticissimi e sempre la battuta pronta. Jack Lemmon e Walter Mattai, già vedi il bagaglino tutto l'inverno, Margherita. E io invece voglio divertirmi, perché se no sai come va a finire. Io tu e io ombrellone e crociverba. Tu non sai divertirti. Non è che non so divertirmi, io non voglio ostentare al mondo la mia felicità. La gente è cattiva, ti gufa, ti mette all'ultimo wall. Più ti diverti e più ti gufano. Meglio ostentare un sorriso medio generico. Capito? Tu sei pazzo. Io? E io non voglio diventare come te. Ho capito, invece se frequenti cose, Jack Lemmon, che fai, ti diverti? Loro sono simpatici, mi piacciono e sono persone di gran classe. Dimmi una cosa, allora io che cosa sarei secondo te? Un cafò? No. Sono un gnucco. Sì, sei un gnucco e devi smettere di piangerti addosso, poi con tutte ste chiavi. Che ti tappi, che ti chiudi, che fai? Siamo circondati dai ladri, ti ho detto mille volte, tu non leggi i giornali, ignorante. L'Interland milanese è sottomesso da invasioni di barbari che saccheggiano le case. E noi abbiamo il Santo Graal in casa, la Gioconda. Non Adrien, ma si pure Adrien, ma è meglio che se la pigliano con quel sorriso sciapo, generico. È il tuo, Peppe, uguale. Io vorrei proprio vedere se adesso rientrando in casa trovassimo un ladro, i Rui Metra, un cappuccio in capo, con una mazza tanta che ci aspetta. Sarebbe una serata diversa almeno. Arrivassi almeno una volta in tempo a spegnerlo quel benedetto allarme. Faccia apposta per vedere se funziona. Aveva avvisato mia madre. Ma domanda e rispondo, perché devo andare in vacanza insieme al signor Peppino Esposito? Perché tu a me ne sei col suocero, ma io?
Tu mi devi spiegare perché Alberto Dominici deve andare a vacanza con Peppina Sposi, non si capisce. Perché abbiamo deciso così e basta. Ha deciso male. E avete deciso male, sì, perché io sono a questa Roccheroli. Non ho niente che spartire, niente. E invece sì, c'hai un nipotino da spartire con quello là. Se moi, ma io semmai ho due nipotini che ho già spartito insieme a lui. Poi, senza offesa. Senza offesa, perché pure io ho spartito i nipoti con te. Ma te spartite un altro col bassotto da Monetano, a me non me va per niente, va bene, oh. E invece fai pippa in goi. Oh. Andare in vacanza con gli Esposito è un gesto politicamente corretto. Politically correct. Yes, le nostre grandi famiglie vivono di questi equilibri fragilissimi e per tenerli insieme c'è bisogno di sensibilità. India, ad esempio, vuole vicino a sé dei parenti stabili, uniti. E invece la Ludovica cerca degli appoggi, vuole sicurezze. Lisa e Adriano sono appena usciti da una bufera matrimoniale, quindi dobbiamo stare molto uniti e andare d'amore d'accordo, capito? Si mi ha buttato sulla filosofia, che vedevo di? Oh, filosofia non filosofia, andare col baffettino in vacanza a me non mi piace. Vabbè. Basta, Lorenzo, basta. Tanto io comunque la casa l'ho già trovata. Eccola qua, ecco. Mi ha aiutato la Lauretta con internet. In Maremma, una delizia. Campagna, mare. Mare, campagna. Buongiorno. Buongiorno, Esposito. Ah, Esposito, allora com'è andato il weekend? Tagliato il prato, sono stato all'ipermarket e ho messo a posto i ritagli di giornali. Sto distrutto, non vedevo l'ora che arrivasse lunedì. Buongiorno. Buongiorno, direttore. Ah, buongiorno. Complimenti per la cravatta, molto sobria. Grazie, non me ne accorgo. Me l'ha preparata quella relazione sulle polizze degli snowboard? Snowboard? Siamo ancora in estate, pensavo le serviste per l'inverno. Metta che nevichi al mare, ne ho bisogno urgentemente per domani mattina. Non c'è problema, mi metto subito al lavoro, faccio anche la nottata per lei. Allora le auguro una buonanotte, Esposito. Buonanotte. Sei proprio un lecchino, eh? Tu gli porteresti anche la colazione a letto, direttore. Perché lo stimo, è un grande leader. E voi non sapete apprezzarlo, soprattutto tu. Non credo farei carriera, lo sai? Ah, Esposito, la borsa. Se no come fai a passare a nottata? Mi vessi in badia. Buongiorno. Buongiorno. E che ci fate voi qua? Siamo venuti a riscuotervi. Che cosa? Che cosa? La quota, la tua quota della nostra villa in Maremma. Che urli, non posso parlare di cose private qua. Il direttore me l'ha tassativamente vietato. E infatti non parliamo di niente, dacci i soldi che se andiamo, se ne accorge nessuno. Che fretta c'è? Io mica me ne scappo. No, guarda che con te è meglio casare prima. Si Terrunciel! Perché qual è il problema? Problema non ce n'è, è che si Terrunciel. Io sono l'incarnazione dell'onestà. Ma fammo piacere, per favore, dai. E per quanto sia sempre napoletano. Se la vuoi, dovete smettere con questa storia dei napoletani. Sono anni che ci facciamo il culo e ci chiamate scansa, fatica e ladri. I ladri sono altri. Che fai, mi guardi a me? Vabbè, mi giro di là, è la stessa cosa. A me dai del Maruolo. Sposi, Maruolo. C'è qualche problema? Sì, c'è. No, io stavo parlando con due clienti. Eravamo venuti per assicurare una villa. In Maremma. Campagna, mare. Complimenti, una bella costruzione rustica. Anch'io una villa vicino alla Maremma. Ci vado sempre in estate. Verrò a trovarla in agosto. E che cosa c'entra lei? Non è mica casa sua. Già, ma che significa? La politica dell'azienda, lei me lo insegna, direttore, è quella di trattare le case dei clienti come se fossero le nostre. Bravo, d'altra parte il nostro motto è sempre al servizio del cliente. Beh, grazie per aver scelto la nostra compagnia. Di nuovo, direttore. Arrivederla. Mamma mia, meno male che non se ne è accorto. Che faceva, demenava? Sentite, questo è il mio lavoro. Ci sono delle regole precise da rispettare e non permetto a nessuno di intromettersi nella mia sfera privata. Senti, allora, bando alle ciance. Dacci da segno che noi ce ne chiamo, va bene? Quante? Te lo dico subito. Tu sei preciso, io sono preciso, noi siamo precisi. All'euro, 3.333,33. Io scordo 3. La fattura me la date? Da zingara la faccio fare la fattura. Ma perché non ti vedi? No. Allora mi dai dietro questo qua, per favore mi dai i soldi contanti, perché questo può essere un assegno cabriolet. Ma smettete, ammaccare, ti faccio l'assegno. Va l'assegno, dai, muoviti, va. Ecco qua, dì. Adesso mi fate la cortesia di uscire tutte e due fuori? Poi cammino, Peppino, c'è modo e modo, Questo è il mio modo. Ciao, guaglio. Mamma mia, che bella vacanza che si sta preparando. Questa è la nostra barca.
È fighissima. Sai con una barca del genere che vacanze da favola che ci facciamo? Il primo agosto partiamo da Bodrum, Turchia. Poi da Marmaris passiamo in Grecia, a Kos. E da lì ci giriamo tutte le Cicladi. Ragazzi, forse è meglio parlare con i nostri. Perché ho sentito che vogliono affittare una casa ad agosto per andare in vacanza tutti insieme. Per carità, già noi ci facciamo tutto l'anno al ristorante con loro. Almeno le vacanze facciamocele da soli. E con i bambini come facciamo? Sono troppo piccoli per venire in barca con noi. Li lasciamo ai nonni. Però bisogna vedere cosa ne pensano loro. Ma sicuramente, saranno felicissimi. Poi stravedono per loro. Ma quanto costa la pratica? 3.000 euro a settimana diviso per 5. No, per 6. In barca vengo anch'io. Roby, davvero vieni anche tu? Ho sistemato tutto con mia moglie. Ad agosto Filippo va in montagna con lei e... se mi vuoi portare con te, sono libero. Fantastico! I ragazzi che vanno a fare le vacanze in Grecia e invece io devo andare in Maremma con i consuoceri. E non un giorno solo, ma ben 30 giorni, cioè tutto agosto. Mettici una fumagalla. D'altra parte non possiamo forzarli a venire con noi, sono grandi, sposati. Sono grandi, sposati anch'io. Però intanto loro sono in giro per le Cicladi. E io invece devo andare a giocare a boccia con il Pepino. Ti sembra carino? Complimenti. Senti, piantala, perché io non ho potuto fare di meglio. Sì, ma siamo scarsi però, siamo molto scarsi. Va bene, allora vorrà dire che la prossima volta le vacanze le organizzi tu. Va bene, certo. Tu. E sai dov'è che ti porto? Qua sul lago, sul nostro lago, a mangiare risotto. Che ne minga. Solamente i fessi partono in agosto, solo i fessi. Allora io sono una fessa, perché qui in agosto non ci rimango. Ah, non ci rimani? No. E io divento pazzo solamente alla partenza. Ma ti rendi conto con le carrozzine, i bagagli e i bambini che frignano. E poi arriva il ciccione, oh, andiamo a marmare a vedere le chiappe chiare, E poi Peppino, che è un napoletano, che è un ritardataio, dice di 3, arriva alle 4, dice di 4, arriva alle 5. Pianta, alle 5 arriva a mezzanotte. Smetti, magari, perché con l'età sei sempre peggio a te, eh? Sempre peggio? Adesso dormo. Sì, è anche pelato. Ecco. Buonanotte. Buonanotte. Dormiamo belli tranquilli, senza farci prendere da panico. Qui onda verde, sull'autostrada Milano-Genova, 20 km di coda. Basta. Si passa uno a uno. Basta. Anche dalla parte opposta a 30 km di coda. Lorenzo, basta! Ma chi è questo? Ci posso credere? Mancini, scusa una cosa, ma mi hai mandato un'email sul direttore? Perché non ti è piaciuta? Tu sei scema. Ma dai, carina. Ma il fatto che mi fanno poco senso. Ma perché me le devi mandare sul mio PC? Non dire che non ti ha fatto ridere neanche un pochino. Oh, mi ha fatto ridere, ma la prossima volta mi chiami e le venga a vedere sul tuo. Perché tu, Esposito, non hai capito il doppio senso. Cioè, assicura il posto che gli compete. Ho capito, che sono cretino. Allora perché è rosso in faccia? Non lo so, dopo l'estate, sei abbronzato. È lo sforzo. Ma perché è stitico? Non lo sapevi? No. Altissimi livelli, eh. Sì, non lo sapevo. Zitto, stava nel nuovo stitico. Buona vacanza a tutti! Tra un mese vi voglio riposati e in grande forma! Buone vacanze, signor direttore! Buone vacanze, signor direttore! Stia bene! Hai visto, Mancini, che cosa significa fare le leggerezze affinché poi ti intossichi le vacanze? Bene, Esposito, io ti saluto al grido di chi si è visto, si è visto. Buone vacanze, Esposito. Ti rimando la tua email, così quando torni dalle vacanze ti fai quattro rasate. Allora. Ma che hai fatto? A chi ho mandato? Madonna mia! Fermati. Oddio mio, caccia combinata. Dio mio, perdonami, caccia combinata. Succede tre passate. Ma che te frega, sorcio? Ecco. A Peppi, a date una mossa. Ah, oh, sì, ma la vale paesà. Ma sei sempre in ritardo, eh. Potete pure partire. Io in vacanza non ci vengo più. E perché? Perché la vostra vita prosegue. Invece la mia finisce qua. Oh, Peppino, che c'hai? Ti senti male, che è? Non è che mi sento male, sono un uomo morto in avanzato stato di decomposizione.
Ma spiegaci perché. Perché ho fatto un errore madornale, imperdonabile, che non dovevo fare. Ho mandato sul computer portatile del mio direttore un documento che segna la mia condanna a morte. Che gli hai spedito? Una lettera di Eden Sul? Peggio. Eccolo là. Eccolo che parte per le vacanze col computer. Appena arriva a destinazione lo apre, legge il documento e per me è finita. Senta a me, Peppi. Ma se tu riesci a recuperare il computer e cancellare il documento, sei salvo? Sì, penso di sì, ma è una mission impossible. Ma che mission impossible? Facciamo un blitz. Che famo? Famo un blitz, no? Ma che blitz? Che sei mi Ross? Ma quale blitz? Ma che stai a dire? Ma noi non siamo Ross, guardalo lui, è tutto Ross. Voi cretine? Dai, avanti, forza ragazzi. Requisita la macchina. Voi andate al mare con i bambini che noi veniamo dopo, dai. Ma Lorenzo, ma sei fuori come un balcone? Obbedir tacendo. Ma dove andate? Bebì, ma che succede? Poi ti spiego, Margherita, mo mi scoccio. Ma ha detto che si scoccia. Robe da matto. Si scoccia? Andiamo, va. Io vi ringrazio per la vostra solidarietà e per la collaborazione che mi state offrendo, ma vi avverto che è tutto inutile. Non ti preoccupare, che il tuo direttore, io lo cucco. Sì? Quello è partito per le vacanze, può essere andato ovunque, a nord, a ovest, a est, a sud-ovest. No, no, ma quello va a sud. Ma scusami una cosa, non hai detto che c'è la casa in Maremma? Sì. E allora lui deve prendere l'autostrada a Milano, Genova, Genova-Livorno, Livorno c'è la superstrada che va a Cecina, paf, e vai. Peppi, ma perché non ci fai lavorare? Fidate, no? Lo sai come ci chiamano noi due? Starsky e Hutch. E allora fatemi la cortesia di andare un poco più forte, se no non lo acchiappiamo più. No, no, alto, un momento, come più? Forte come? Forte. Io non è che posso farmi togliere i punti sulla patente per farti un favore a te. Perché che significa, scusa? Significa che c'è scritto 90 là. E io vado a 90, posso andare a 91, 92, possiamo fare 94, ma proprio perché sei te. Ma proprio per te, ho capito, ma tu hai detto che sei Hutch, questo qua è Starsky, tu devi correre. No, vabbè, ma io sono Hutch del lago di Como. Allora, hai capito, la chiappa, ma Natale l'anno prossimo, Ma fossi un po' pessimista, Poppi. Sì, di costituzione. Abbiamo capito. Va, tappalo, eccolo, poi pizzicato. E vai, Hutch! Ma adesso, materialmente, il computer come lo prendiamo? Oh, è su. Questa Natale si preoccupa di quello che deve succedere a Pasqua. Certo, forza. Perché il problema è mio, non è vostro. Voi siete Starsky e Hutch. E vabbè. E io chi sono a proposito? E il commissario Lex. E che sono Ugani. Pensi il computer? Se lo sta portando? Se entri in casa e lo accende è finita, è una tragedia. Come faccio? Aiutatemi, che brutto. Aiutatemi! Aspetta un momento! Peppi, nei film americani, quando l'eroe insegue il cattivo per recuperare qualche cosa, non si porta gliela da solo, abbi pazienza. Anche Indiana Jones quando deve recuperare l'arca, non è che dice sono rovinato, che guaio! Io non sono Indiana Jones, sono Peppino Esposito del Vomero. Sì, ma è emigrato in Brianza. Che sto ma fottuto a me? Mario. Ciao. Come stai? Bene. Tutto bene il viaggio? Sì, ho preso delle strade alternative. Sempre furbo te, eh. Peppi, però aspetta, mi sa che ti stai bene. Il direttore tuo prima di accendere il computer, mi sa che c'è qualche cosettina da fare. C'ha l'amante. No, non è l'amante, è la moglie. C'ha 20 anni meno di lui. Hai capito il sorcio? Meglio per lui. Così anziché una mezz'oretta lo riempegniamo pure. Certo. Forza, ragazzi. Dove? Dentro la villa. Ma qui abbiamo le chiavi? Ma che chiavi? Scavarca, no? Pericoloso. Vamo. Come chiami Indiana Jones? Ma che Indiana Jones? Come Topolino. Aspettatemi. Piano. 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 Piano
Aspettate. Aspettiamo. Vertigini, aspettate. Bozza a cavallo, posso? No, 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 no. Bozza, dai, forza. Sei sicuro? Vai, vai. Piano, piano, dammi. Madonna mia, altissimo. Aromonda bianca. Sì, vabbè. Fatemi scendere. No, Lorenzo, fammi una corsa. Siccome è andato, c'ha un futuro. Ci facciamo male, eh? Au, ma che te metti pure i speroni? Piano, piano. Scenda papà, scenda papà. Ecco. Oh, che paura, che paura! Un cane! Che paura, che paura! No, fermi un momento, è come goloso! Adesso è venuto un'idea, state attento! Vieni qua, piccolina, vieni qua! Prendi quella, prendi la pallina, prendi lui! Mamma mia, ti prego, non mi mangiare! Ma che stai dicendo? Quello è tedesco, non capisce! Sritz, Fras, Strunk! Che gli hai detto? Non domavra loca. E come sei un ex che parla in tedesco. Sei dei forcelle, sei state zitto. Non mi mangiare, ti prego. No, mi mangio il pistolino. Ha mangiato la merendina che ci ho costato Lauretta. Non vedi come gli piace? Tu lo sei conquistato. Ah, oh, è proprio vero, eh. Uomini e bestie tutti uguali. Sì. Basta che pappano. Ma questo è il cucciolo. No, mammolo. Andiamo. Andiamo. Poi, ma questo qui sono innamorato di me. Dai, pussa via. Certo che se i ladri vengono dentro a sta villa col santo ore, se rubano pure il guardiano. Ah, finalmente in vacanza. Com'è l'acqua? Fantastica. Faccio un bagno. Tu non vieni? No, grazie, io dopo. Sicura che non sia fredda? Ma no, è bellissima, dai, tu. Oh, sì! È un momento buono, Nami. Andiamo su. Andiamo. Alla faccia degli impiegati! A faccia d'oio! Giornata! L'ho trovato! È in camera da letto! San Gennaro ha fatto un miracolo, è lui! Dai! Porca miseria! Siamo fregati! Non teniamo la password! La password! E come si fa, ma? Password. Pluto. Prova Pluto. Come password? Pluto. Ah, capo, dai, io ti provo per te. Prova. Ma che provo? Prova. Un cane tedesco, non inglese. Su, funziona, è password. Questo. Pluto, che mando Pluto? Ho detto che invece Topolino serve, lo vedi? Certo, allora tiene un bello culo, eh? Dovresti giocare all'otto, vinceresti sicuramente. Ci ha già giocato, ha vinto pure. Sì, vabbè, ho perso tutto, lascia perdere. Ecco il documento, ecco qua, la vignetta. Fate come si sforza, eh? Sta a dire pure il cane. Sì, ridete, che mi dite ultimo che io la cancello. Ecco qua. Pronto? Caro presidente, come va? Sì, sono in vacanza. Abbiamo chiuso oggi. Lo so, la situazione è molto brutta. Bisogna assolutamente tagliare l'organico, sono pienamente d'accordo con lei. Comunque, ho già in mente un piano di risanamento. A settembre, quando rientriamo, so già che cosa fare. Mando a casa una ventina di persone. Ho già capito dove fare piazza pulita. Tutti quelli della divisione marketing. Sono troppi e inutili. Mamma mia, che tragedia! Addio, come faccio? Ma basta! Ma tu non hai capito dove lavoro io? E dove lavori? Al settore marketing, dove il direttore ha deciso di tagliare. Ma veramente? Entro 30 giorni mi licenziano. È come se sapessi di avere un male incurabile con un mese di anticipo. Non mi ho fatto un testa a cacciare per un fatto di pazzia. E tanto voleva che lasciavi la caricatura sul computer, no? Perlomeno morivo con la soddisfazione di averlo sfottuto a quella bestia. Vabbè. Peppino, qua vadi, dove vai? Vado a cercarmi uno scoglio per buttarmi giù. Che non fa così, vieni qua. Noi ti volevo bene, ma tu pure. Voglio morire. Peppino, voglio morire. Ma sentite il direttore che ha detto di troppo è inutile. Perché te ne sono di troppo è inutile? Dove vai, Peppino? Peppiniello. Andiamo. Finalmente, dopo me
in pensiero. Abbiamo provato a chiamarvi tutto il giorno, avevate i cellulari spenti. È una missione top secret. Ma dove siete stati? È un attimo alla villa del mio capo, all'Argentario. Momenti succedeva un brutto guaio. Sì, comunque adesso è tutto a posto. Dico, devi stare attento a non rompere l'equilibrio delle loro vacanze. Perché io rompo? È perché io rompo io. Tu rompi? Ah, rompo io? Sì. Ah, vai, rompalo. Qui invece come va? È meraviglioso, è tutto pulito, in ordine. Papi, ci sono anche le caprette. Le caprette che fanno ciao? A parabola c'è? Per fortuna no, ci manca solo che passiamo le serate a guardare il calcio. Ci stanno i preliminari della Champions League. Ma c'è il trofeo Berlusconi. Vabbè, ve lo sentite per radio, no? Ragazzi, su, è tardi, dai, dovete andare a fare la spesa prima che chiuda il supermercato, su. Qui il frigo è vuoto. Il frigo è vuoto? Abbiamo fatto 1000 chilometri, invece voi riempite il frigo, abbiate pazienza, ma, no? Ma scusa, noi abbiamo organizzato la casa, abbiamo disfatto le valigie, preparato i letti. Guarda, qui c'è la lista, vedi? Il codice da Vinci, questo. Ma se già di niente. Siamo in 11. Sì, e poi tutti affamati, per cui, Peppino, dai, sbrigati, vai, su. Con tutta la gente che c'è qua ci devo andare io che non ho fame. Andateci voi. Sì, come non ci andiamo, ma ce l'hai i soldi prima, eh? Ah, calma, calma, anticipate voi, poi dopo io saldo. Sì, ha parlato in napoletano vorace. Ma allora io non tengo proprio voglia, non è il caso, e tu lo sai, eh? Lo so, non lo sapessi, ma lo seppi. Pare dei verbi. Dai, vabbè, allora guido io, guidi tu. Io, perché? Peppino c'è, guida te, no? Guido io, ma sono stanco, hai guidato tu, scusa. Vabbè, andiamo. Beh, io vado a fare il bagno ai bambini, ti accompagno. Ah, andiamo, dai. Ma che è sta faccia da funerale, eh? La mia faccia senza sorriso. E allora sorridi, siamo in vacanza, dobbiamo divertirci, dai. Che dobbiamo? Perché questo obbligo di divertimento? Perché mi devi inculcare la felicità nelle vene? Posso stare in santa pace col mio nervosismo, mi devo divertire, mi diverto. Ah, come mi diverto, che bella, bella campagna, belli capretti, ma bella qua, bella, bella. Guarda, proprio sei finto, Peppi, sei finto. Ma che non so recitare. E vabbè, andiamo avanti così. Tilly, voglio un cognac. Dai, ciao, chi vuole il gelato? Tu non prendi neanche il gelato. Il gelato è la conclusione di un pranzo, io non ho mangiato niente, che concludo? Che concludi? Adriano, bello di mamma, dove siete? Siamo in Turchia, mamma, non puoi capire, un posto incredibile. Ciao Simonetta, ciao a tutti. Ma guarda te, Ludo, tesoro della mamma. Come va? Ti diverti? Ma è bellissimo, siamo tutto il giorno dentro l'acqua. Non sai com'è calda. Ma sì, state tranquilli, va tutto bene. Sì, ti passo India. Signora, come sta Luigino? Sta come un papa, mangia e dorme. Senti, vuoi parlare con tuo padre? Sì, aspetta, Ciao India, com'è la Turchia? Fichissima, non sai quanto è bella la nostra barca. Poi abbiamo un capitano che ci fa fare tutto quello che vogliamo. Si chiama Okan. Okan, orco Khan. Albertino, Albertino. Ma che ti sento, Ti seguo una gamba. Di ciao alla mamma. Ciao, ciao mamma. Ciao mamma, quando torni? Presto, amore. La mamma torna presto. Carino. Senti, comunque chiamate, Non fateci stare in pensiero. No, chiamate, chiamate quando volete, senza nessun problema. Va bene, va bene. Senti, Peppino, tuo figlio ti vuole parlare. C'è tuo figlio che ti vuole parlare, tuo figlio! Capite che sono un cretino. Pronto? Qui Antonio, ciao, suo papà. Tutto bene? Tutto bene. E lì com'è? Bel posto, bella campagna, sì, bel posto, molto silenzioso, sì, uccellini, capretti, tutto a posto, sì. Mi diverto, molto bello. Sei finto? Troppo e inutile. Peppi, perché hai acceso la luce? Non riesco a dormire. E prendi una pastiglia. Già ne ho presi tre, peggio dell'acqua fresca. Peppi, ma che cos'hai? Cos'hai? Sto vivendo un dramma, Margherita. Io ho qualcosa dentro che vuole uscire come un mostro che vorrei tappare e lui vuole uscire. E adesso te lo devo dire per forza. Che cos'è? Un male incurabile? Quello che io è peggio della morte. Ehi, peggio della morte, Peppi, dai, che cosa c'è peggio della morte? La rivoluzione francese. Tieni presente?
No, è notte fonda, non è che me la ricordo bene. Su, mi capi, mica tutta la rivoluzione. Io sono uno di quei nobili inginocchiati in piazza della Bastiglia che attendono che la ghigliottina gli tagli la testa. Te la ricordi? No, non me la ricordo, è passato tanto tempo. Spada di Damocle, la stessa cosa, un uomo che ha gli occhi bendati che attende di essere fucilato. Io questo sono. Ma che sei, tutte ste metafore, Peppino? Cosa sono? Le ghigliottine, le spade, le bende? Chi ti vuole fucilare a te? Il mio direttore. Il direttore? Appena torno dalle vacanze mi convoca, mi prende alle spalle e mi taglia la testa con una mannaia. Non ti doveva fucilare? Sempre muoio, è la stessa cosa. Ne capite che fa? Mi licenzia. Ah, ti licenzia, teste ghigliottine. Un licenziamento normale, una roba così. Un licenziamento è una cosa normale, la fossaria tutti i giorni. Licenziamento, la morte dell'anima. La morte dell'anima? Però ci deve essere un motivo per un licenziamento. Non è che uno viene licenziato così. C'è il motivo, c'è. Dice che io sono di troppo inutile. Ha detto al presidente, l'ho sentito con le mie orecchie, adesso mi ronzo ancora qua, lo sento come se fosse adesso. Lei è di troppo inutile, di troppo inutile, di troppo inutile. Certo che se è detto così è una tragedia così. Brava, l'hai detto, i miserabili di Dostoevsky, noi quella fine là la facciamo. No, miserabili e di Hugo. Ah, l'ha scritto pure lui? No, l'ha scritto solo lui, Peppi, questo me lo ricordo. Solo sì. Hugo l'ha scritto? Sì. Non Hugo Dostoevsky? No. Vabbè, dai, Pippi, dai, adesso però ci pensiamo domani, eh? Ci pensiamo domani, stai tranquillo, adesso dormiamo, eh? Va bene? Dai. Sicuro, sicuro? Sì, sono sicura, sono sicura, domani controlliamo, adesso spegni che dormiamo, dai, mettiti giù. Mamma mia, che dubbio atroce, come ha fatto a venire? Dai che manco leggico lo vedi, eh? Mamma, fanno dei rummi. Naccio. Ragazzi, mi fanno una pena. Mi sembrano due morti viventi, due zombie. Ha messo la guardarli, mi viene angoscia. Vabbè, poveracci, con tutto quello che gli sta succedendo. Ma te la sei dimenticata che faccia vedi quando hai fatto il botto? Sì, ma non sono andato in vacanza con i parenti a rovinare l'estate io. No, però sei venuto a casa mia a rovinare la mia vita. Sto scherzando, Cipollò. Sto scherzando. Lo so, via. Fate un bacetto da mia. Ancora un bacetto. Scusa, di male l'idea. Come con suocero. So meglio io. Ma che è una guerra? No, me la soddisfazione di tante ma non ho. Tra me non è mai stato tutto lo se fiori, però. Però anche questa era mia, te la sei usata te, non so che. Dice. Scusa, te lo ridò, ti. Che te lo ridò, ma hai fatto tutto, hai fatto parole crociate, hai fatto cruciverba, gli anagrammi. Ma che ne rebus, quelli ne so fa. E neppure io so fa. Vabbè, me ne frego. Va, tanto, guarda. Ecco qua. C'è questo bel libro giallo che me lo devo leggere tutto dall'inizio. Questo è fortissimo, è un giallo fortissimo, rimane sempre col fiato sorpreso. Pensa che fino all'ultima pagina non ti sei accorto che l'assassino è il treno. Scusa. Vabbè. Meno male che i ragazzi sono andati in barca, perché sennò qui si facevano due. Lorenzo! Ma ti prego, ci sono i bambini. Due sfere. Due cerase. Benvenuti a Mykonos! Di dove venite? Dalla Turchia. Avete nulla da dichiarare? Sì, che la Grecia è bellissima. Infatti è patria di dei. Buona vacanza. Bicios, bicios! Ti egine, ti trovi. Ελλάδο, γρήγορα. Τι είναι αυτά, πού τα βρήκες? Στην καμπίνα. Ποιανού είναι αυτά? Δεν έχω ιδέα, πρώτη φορά που τα βλέπω μπροστά μου. Και από τη στιγμή που τα βρήκες στην καμπίνα, προφανώς είναι των Ιταλών, δεν είναι δικά μου. Oh, μα και βόλιονα queste. Come arrestati, che vuol dire? Ma arrestati chi? Zitta, zitta, un attimo, buoni. Che stai a dire, eh? Come? Ma possibile, ci posso stare tranquilli? Ogni giorno ce n'è una con voi, oh! Vabbè, non strillo, c'hai ragione, papà, non strillo. Ok, non ti interrompo, dimmi. Si vede che hanno avuto un incidente di macchina. Hanno tirato sotto uno in bicicletta. Beh, un incidente di macchina in mezzo al mare? Ma per piacere, Lorenzo! Vabbè, state tranquilli comunque. Ci siamo noi, genitori. Non vi abbandoniamo. Mi raccomando, giudizio, Adriano. Oddio.
Allora? I ragazzi stanno in prigione, amico nostro. Ma come in prigione? Ma che hanno fatto? La polizia gli ha trovato un chilo di hashish dentro i materassi, no, nelle cabine. Ma signore? La droga, la droga! Però Diano mi giura che loro non c'entrano niente. Lo credo bene, lo credo. La denuncia di quel capitano, come si chiama? O'Can. O'Can, fiol d'un can, porco can! Però Diano dice che è stato proprio lui il capitano a mettergli la droga sotto i cuscini. Pensa a te, pensa. E allora? E allora che, amore? Io sto qua con te, che ne so, allora che? E le mie bambine, e le mie bambine, in prigione, in Turchia, come il film Fuga di mezzanotte. Sempre i film fai. Stanno in Grecia, amico, se c'è stata la Turchia. Vabbè, Grecia, Mykonos, Turchia, Albania, sono in prigione, in ghetta buia, così. Vabbè, Lorenzo, adesso bisogna smettere di agitarsi, la cosa più importante è cercare un avvocato. Ti sembra facile, domani è Ferragosto. Ma domani è Ferragosto? Sì, se stanno gli studi a aspettare noi. L'avvocato Tigre. Tigre? Sì, l'avvocato Tigre. Tigre, Tigre, sì, ecco, sì, lo conosco benissimo, è quello che mi ha mandato a residere, sì, da me. Sì. Buono, chiamalo. Sì, sì, buono, buono, lo conosco bene io quello lì, lo sì, conosco sì, molto vabbè, bene, anche tu lo conosci bene. Sotto avvocato non c'è, ecco. Sotto Tigre. Eccolo, Dio mio, che ansia, mamma mia. Buongiorno a tutti. Tilly, io volevo ringraziarti per le gocce tranquillanti di ieri sera, ma un effetto miracoloso. Abbiamo dormito benissimo. Sì, ma io mi sento molto, ma molto meglio, rigenerato, spensierato, ma poi di buonissimo umore. Anch'io. Sì, è come se la nostra vita all'improvviso fosse tornata il sereno. Sì, Chi è che gli do la notizia a Ciuffa Pina adesso? Diccela a te. Oh, mamma mia, che guai, un figlio in galera è una tragedia esagerata. Che periodo schifoso, ma che mi deve succedere più, non lo so. Sicuramente ci avrò gli occhi addosso di qualcuno che gufa. E beh, mi guardi a me, che porto iella io. Ma che stai a dire? Io pure c'ho un fiocco arcerato, sai. E io tre. Per lo meno stanno più freschi di noi, c'è un'afa che si muore. Ma quando arriva sta avvocato di Graro è da venire all'Africa. No, dal mare. Poi farà corso, ci sono i collandamenti, le code. Eccolo, avvocato, complimenti, bravo. Te visto che le arriva? Lo bevo. Sicuro? Buongiorno e salute, eccomi qua. Bravo, veramente. Quando mi avete chiamato io stavo sul mio guzzo ancorato davanti a Positano. Da Positano? Sì. Perché il napoletano? Perché un paesano tuo questo. Positano. Perciò è venuto che Sandola? Faceva molto caldo, avvocato. Non ne parliamo proprio, un caldo esagerato, le fiamme dell'inferno. Tutto surata, mamma mia. Perché si vede? Più che altro si sente. Devo bene, mamma. Oh, si ricorda i Dominici? Come no? Dominici, mio consuocero. Sì, consuocero. Sì, come non me lo ricordo? Me lo ricordo benissimo. Abbiamo fatto i neri. Mamma mia, come siate la causa, il tribunale, la separazione Ludovica Alessio. Ecco. Sta pure a ricordare, avvocato, con quella tortolata che mi ha dato. Vabbè. Oggi volevo presentarle con lui, il mio secondo consuocero. Esposito all'avvocato. Piacere, avvocato Tigre. Tigre è aggettivo? No, il mio cognome, avvocato Tigre. Cognome? Pensavo fosse una tipologia di avvocato aggressivo. E che è una zanzara? Gli faccio l'avvocato. Come deve essere? Ma che c'è zì? Ma... E che facciamo? Vogliamo prendere un caffè? Con piacere. Ma è tutto chiuso qua. Già, è Ferragosto. Avvocato, pagamo noi, Ci arriviamo al caffè senza rifaccio. Accomodatevi nel mio ufficio, stiamo più comodi. Disturbiamo? No. Dica la verità, disturbiamo. Ma no. Che disturbiamo? L'abbiamo chiamato noi? Ah, noi? Mi avete chiamato voi? Faccio strada, accomodate. Prego. Avvocato, ma nello studio c'è il condizionatore? No, niente, soffro di cervicale. Ma neanche un pinguino? Peggio ancora. Ah, non c'è mai con ventaglia, avvocato? Non è possibile che mi si geli il sudore. Però i calzoncini corti pure fanno male. Ma che c'entra? Io le ho portate da piccolo, sono abituato. Ah. Avvocato, volevamo ringraziarla vivamente. Grazie per aver interrotto le sue vacanze ed essere venuta a ca. Grazie. Che c'entra? È un'emergenza. E quando c'è un'emergenza l'avvocato corre in soccorso del proprio cliente. Certo, la sua è una missione. Bravo, hai detto una missione. Però questa missione me la faccio pagare. Che scherziamo, Gesù. A Ferragosto, dentro la macchina, sotto solo 800 chilometri, abbiate pazienza. Regà, per parlare se va la torturata, eh? Scusi, avvocato Tigre, una domanda. Io conoscevo un avvocato Leone, per caso è parente vostro? Basta. Questo aumenta la tariffa. Vai avanti. Dai, andate avanti, su. Andate. Mi dovete parlate. Che fai te, Suli? Non sono contento. Che fai niente, preoccupati, presto io. Stai tranquillo, Costantino, sì, ho capito tutto, non ti preoccupare, ti rimando, sì. Sì, poi noi ci teniamo in contatto, naturalmente. A presto, Costantino, grazie. Calispera, Costantino, grazie mille. Questo Costantino, chi è? Il re di Grecia? Il re degli avvocati greci, il suo studio associato al nostro da anni, è il numero uno d'Atene. Quindi, se ho capito bene, avvocato, partiamo per la Grecia.
Esattamente. L'acqua è gelata là, eh? E che c'è da nudo? No, dico per il clima, dico che è più fresco di questo ufficio. Signori, guardate, le questioni di droga sono sempre molto delicate, bisogna essere in loco. Il mio amico Costantino vi aspetta domani a Mykonos. Domani? Ah, beh, allora, via. Arrivederci, avvocato. No, dove andate? Siete veramente gentile. Veramente, scusa, molto. Mi dimenticate una cosa importante, il mio onorario. Mo? E quant'è? 3.000 euro. Azz. 3.000? All'anima, non è manco una torturata, è proprio una fucilata, avvocato. Signori miei, mi sono presso a voi da stamattina, a vostra disposizione, mi sono messo in macchina, sono venuto fin qua, sono le 4 del pomeriggio, arriverò a Positano a mezzanotte, in tutto sono 15 euro, 150 euro all'ora, quanto fa? E devo fare conto io? Quant'è? 150 euro, 2.550 euro. E il supplemento festivo? Pure. Se peggio nuda sì. Ho capito, ragazzi, sono 1.000 euro a testa, su, forza, dai. Oddio, il portafoglio, mo' sono ascoltato a casa per cure, va la fritta. Lore, per favore, anticipati, poi ti rido, eh. Ah, va bene, lo faccio io. Mi sembra che io non ho portafoglio. Io purtroppo me lo sono ricordato, ma non mi sembra giusto 1.000 euro a testa, scusate. Io ho un solo figlio coinvolto. No, più la nuora. Che sarebbe tua figlia, più le altre due. C'ha ragione Peppino, Lore. Scusa, io pure sono figlio da nuora, scusa. Non bisogna dividere per tre, bisogna dire per sei, no? Per sei, no, cinque allora, perché il ragazzo di Ludo non conta. E che lo pago io? E che devo pagare io? Signori, scusate, c'è andiamo in chiacchiere, il tempo corre e la tariffa aumenta. Io vado a Sama, tre va avanti. Peppi, fallo per me, sì, bravo. Stacca sta segno, Poi continua a strino se li fa a casa, Mi sembra giusto, però. Volete pure che caso un cielo curto. Depositarlo. Senta un po', avvocato, mi scusi, ma è questo Costantinos, capito? Costantino, com'è questo? È una persona eccezionale, un grande avvocato, l'uomo giusto al posto giusto. Dormite pure fra quattro guanciali, lui è il principe del foro greco. Mo. Costantinos! Ad Maiora! Esposito, piacere. Molto lieto, Dominici. Fatto un buon viaggio. Ma guardi, signore di ritardo, veda lei. Eh sì, me l'immagino, in questo periodo traffico aereo costipato. Congestionato, forse vorrà dire. Ah, perdono, mio italiano scolastico. Avvoca, scusi, se può andare nel suo ufficio, perché qui ci si cuoce, eh? Certamente, prego, accomodatevi. Accomodatevi, paracalò! Scusi, calò. Ma questo sarebbe il suo ufficio? Noi studio l'abbiamo in Atene. Una sorta di succursale all'aperto, diciamo. I ragazzi, come stanno? Sono un po' tempestosi. Tempestosi come? Sì, come onda di mare. Nel senso di agitati. Italiano scolastico, visto è peggio una tragedia greca. Ma mi scusi una cosa, mi guardi in faccia. Ma noi possiamo vederli? Non è ancora possibile. Ci vuole autorizzazione giudice. E chiamiamolo subito. Ma lui in vacanza, a Corfu. Tutti quanti in vacanza tranne noi. Avvocato, scusi, lei come pensa di muoversi? A piedi. Ma quale piedi? Isola piccola. A spirito su. No. Lui voleva dire come pensa, no, di muoversi per camminare. Muoversi, cioè per strategia. La firmo, capito? Perdono. Io bisogna un po' di tempo per studiare il caso. Ma che devi studiare? Aver rimesso. Sono scienze e devi fuori. Che te su? Purtroppo non è così facile. Io prima devo indagare, trovare prove, testimonios. E per questo io bisogna subito dir piccolo, fondo casa. Questa è la strategia, hai capito? Buoni soldi. È parente dell'avvocato Tigre. Quanto? Quanto? 1.000. Eh? 1.500 euro. Facciamo 500. Benissimo! Ecco. Questo è un accordo vostro. Grazie, Maristò. Dove alloggiate? Ma che c'ho io da lui? Sei del posto, avvocato. No, noi pensavamo, mi guardi in faccia un attimo, pensavamo che lei col suo ufficio avesse organizzato qualche cosa per poter trovare un hotel per noi. Una sistemazione. Un albergo? Il 15 di agosto a Mykonos? Eh? Ma
qui! Cioè? Ma qui tutto completo! Tutto? Che ha detto? Tutto completo! Troppo ridere! Fatto una tarzata, va! Ma noi! Dove alloggiamo? Ecco, signori, questa sarà vostra stanza! Ah, tu questa maglia a distanza, avvocato. Questo è il cofano della Station Wagon. Unica stanza libera in tutta isola. Per fortuna, Yorgos, mio amico pescatore, fate un favore a me. Sì, vabbè, tanto questa stanza. Quanto costerà? Cosa costa? 300 euro. Come? All'anomero un favore. E io pago. No, di solito questo lo dico io. Ho sbagliato, ti ho anticipato. Paga tu, qua. Io pago. E allora, se permettete, visto che pago pure io, una volta voglio di pure io. Io pago. È fuori. Ma che sono di me a soffarsi? Ne. Sì. Sì, pagate. Ma guardate che vista, eh? Agamennone, Costantino, a noi della vista non ce ne frega niente. Qui non siamo in vacanza. Oh. A noi ci preme soltanto riabbracciare i nostri figli a più presto, avvocato. Hai capito? Costantino, dai, sì, vedi, trotta, cavallino, dai. Sì, Tilly, ma non ti preoccupare, l'avvocato ha detto che ci vuole un po' di tempo. Quanto tempo non lo so. Sì, no. Sì, l'avvocato non è gay. No. Ma non preoccupatevi, che andrà tutto per il meglio. Vabbè, dai. Un bacio a Simonetta, sì. E una margherita. Una pizza margherita per signore. No, grazie, margherita è mia moglie. Una pizza margherita per signore. Margherita è mia moglie, non una pizza. Odio margherita, a volte è pure una pizza, ma comunque... Due pizze margherite per signori. Uff, stanno bruciando le pizze. Vai in cucina, va, per favore. Va bene, ciao Tilly. Sì, carica la scheda, Ciao. Allora, cos'è che si mangia di buono in greco? Non so perché insistono per le pizze, ma comunque. È tutto scritto in greco, tu lo capisci? Io ho fatto lo scientifico, ti posso aiutare. Scusate, se volete vi possiamo aiutare noi. Ah, grazie. Oi! Fidati, sono 20 anni che veniamo a Mykonos. Ma a testa o tutte e due insieme? Insieme. In coppia molto meglio. Ma scusate, mi hanno detto che qui a Mykonos va di moda la pizza gay. Pizza gay? E com'è? C'è la mozzarella al centro e intorno tutti i finocchi. E invece no, io vi consiglierei le olive, lo yogurt e la feta. Che è un formaggio greco. Sì, o altrimenti ci sono degli splendidi pesci. Cefali o branzini? Se mi dai un bacio te lo dico. Dai. Volevo chiedere un'informazione. Scusatemi, signorine, signore, non so come vi devo... No, nessun problema, non siamo permalose. Per fortuna il mondo è andato avanti. Gay Pride. Ieri hanno fatto l'outing. Che hanno fatto? Sono stato onesto, sono dichiarato. Dichiarato? Non se ne accorgeva nessuno. Comunque vi dicevo, caso mai si volesse dormire non in un hotel, ma in una casa di pescatori, quanto ci verrebbe a costare, più o meno? Ma sui 20-25 euro. Sì. Hai capito l'avvocato Costantino, che mariuolo? I napoletani hanno sbarcati anche a Mykonos. Peppino, ti puoi scambiare di posto, che c'ho il sole negli occhi? Io tengo il vento alle spalle. Ma voi come vi chiamate? Grazie. Elena, dai, e Penelope. Molto piacere, Circe. Circe. Mamma, Carmelo, questo non è un uomo, è un porca. Io stanno pur scannando. Guarda, non dimmelo a me, una notte ho dormito con lui in Austria in un letto matrimoniale. Non era normale, era la guerra del Kosovo. Botte di qua, botte di là, botte di sopra, botte di sotto. Stanotte facemmo Capodanno. Questo non è una mitragliatrice, questo è un Kalashnikov. Però quello che si sente non è puzza di polvere da sparo, Eh no, questa è una fuga di gas, questa è la feta, caro mio. Che lui ne mangia molto perché ne è ghiotto, caro mio. Poi si forma dentro la sua pancia come un vortice. E gira, Lorenzo, poi diventa grosso. Lorenzo, e poi basta, Lorenzo. Vabbè, ti sto spiegando come, no? Sì, non voglio sentire, ma vado stomaco. Tra poco, secondo me, fermenta pure il crencano. E io me ne vado. Beh, allora vengo anch'io. No, tu no. E perché? Perché fai sempre quello che faccio io. E io voglio venire. E Andrea. Oh. Allora vieni in braccio. Dammi l'ordine. Aiutami, la cucina. Aiutami, che questo mi faccio male il cavallo, ecco. Aiutami. No, può muore. Siete, oh! Si sveglia l'animale. Il braccio, papà. Bianchi, si schiatta la panzacca, Piglia, forza. Piglia.
No, dammi un bacetto. No, che bacetto? Dai, il bacio. Chissà se fa male, no, non ti preoccupare. Lascia, molla, 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 molla. Io mollo, ma molla, tu cammina, molla, molla, molla. Dici, dici. Dai, dammi, dammi. Oh. Dai, il bacio, papà. No, ma tu, papà, che se mio nonno non è mai stato. Dammi un bacetto, papà. Mamma mia, questa è una bomba di Maradona. Sembra di stare a Capri. Sei stato a Capri tu? Sono stato in viaggio di nozze a Capri. Ma hai dormito sul tetto? Ma che tetto? Ho fatto una pazzia. 7 notti al Grand Hotel. Ah, al Grand Hotel, prima categoria, eh? E io pago, e io pago. E invece ho pagato io. Non avevo neanche un soldo. Me li sono fatti per stare da mia zia. E bei tempi difficili. Senti, Peppi, volevo chiederti una cosa. Ma tu perché sei venuto a lavorare a noi? Perché? È facile, perché i parenti di mia moglie erano di Busto Arsizio. Ah, sono Bustocchi. Come so? Bustocchi. Ah, sono Bustocchi? Beh. Può darsi, Bustocchi. Beh, certo, al nord si vive benissimo, si lavora bene, beh, sono persone precise. Meno male. Precise, ordinate, rispettose. Però burdello che ci sta a Napoli. È tutta una cosa, Napoli è una malattia. Tu sei una malattia che mi dà la smania. Poi c'è un'altra di queste canzoni. Vede Napoli e poi muori, vede Napoli e poi muori. No, 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 quello che ho detto non è una canzone. Vedi Napoli e poi muori. Ma Tavolo Fiero la cantava. No, 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 non la cantava, la diceva. Ah, non la cantava? La diceva solo. Ah, la diceva, la diceva. Certo. E Napoli può andare dovunque. Napoli sta sempre nel cuore, puoi andare in Afghanistan, in Normandia, girare il mondo, bravo. Mi ha rubato proprio la parola da bocca. Ti rimane comunque sempre dentro al cuore. Napoli lo piazzecore, Napoli piazzecore. Comunque allora, ma adesso basta, altrimenti non ci facciamo neanche 2 ore di sonno. Vabbè, viene Manzon, sì, viene Manzon. Poi come ci svegliamo noi? Scetatevi coglione, malavino. Guarda, tutto quello che. Scordate, teniamo appuntamento. Quando tieni appuntamento. Cioè, basta, allora ha detto basta. E ti volevo fare la nina nanna. Pure stonato, mi fai l'effetto contrario, mi fai svegliare. Fammi addormentare con il rumore del mare. Basta che c'è sto mare che ci è rimasto solo. Ma no. Amore, amore, amore. Ma no, basta, ma me ne vaga. Meglio la camera a gas. Chi ha avuto, 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 chi ha rata, 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 scordammo ciò passate, sembra Napoli, oh, dietro, o cucina.